Nato dalle belve, e parlando della Chiesa di Roma, diceva: la Chiesa di Roma, col suo vescovo, col Papa, presiede alla carità, presiede alla carità. E qui ogni volta che vengo vedo il Papa e mi rendo conto che veramente ha a cuore questa situazione di tutto il mondo, di tutti i poveri, in modo particolare della Siria. Avrei di esempi da dire, anche gli aiuti che mi ha allungato. E nello stesso tempo vorrei richiamare questo grande santo, Sant'Ignazio di Antiochia, che è stato portato via dalla sua diocesi, Antiochia di Siria, che ha fatto un appello in questo viaggio a varie comunità cristiane. La Chiesa di Siria ha bisogno anche di una particolare carità, non solo del pane che riceve dalle Caritas di tutto il mondo, ma ha bisogno della carità della preghiera. Sant'Ignazio di Antiochia diceva: ricordatevi nelle vostre preghiere della Chiesa che è in Siria. Ecco, ripeto ancora questo appello, perché la Chiesa ha bisogno di essere sostenuta da questa carità della preghiera per essere in grado di svolgere meglio questo esercizio, questo ministero della carità. Senta, la pandemia secondo lei ha fatto diminuire l'attenzione del mondo nei confronti della Siria in termini di fratellanza e di solidarietà? Purtroppo da 2 o 3 anni la Siria è dimenticata, e qualche giornalista a cui ho fatto così anche riferimento mi dice: purtroppo non si riesce a vendere, dopo 10 anni di guerra, non si riesce più a vendere.